Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo in un mondo in cui io diventerò un'ombra. Un'ombra però che torturerà le persone. No, non è vero, in realtà sono semplicemente un'ombra. E il mio obiettivo è quello di giocare a Minecraft tranquillamente utilizzando il potere di un'ombra. Quindi, avendo nel mio inventario una spada fantasma che mi permette di dare debolezza ai mob che affronto in modo tale che non possano colpirmi in quanto indebolisco la loro anima. E un aspettatore che posso usare ogni due minuti per muovermi, barra scappare, barra passare attraverso i blocchi. Abbiamo contro il nostro cacciatore invece. Che è un cacciatore di fantasmi. È Locolokis che invece ha altri due poteri, ovvero una torcia per illuminarmi e trovarmi da lontano e un visore che gli permetterà di vedere quello che vedo io per 10 secondi per poi tornare dove era prima. E queste cose dovrò utilizzarle al meglio perché ha anche una bussola per tracciarmi e in più ovunque io passerò, diciamo che installerò un'ombra, un'oscurità che invaderà il mondo e che seminerà tempeste, farà nascere mob, ucciderà player. Mi sembra troppo. Hai ragione, forse è troppo. E abbiamo una torcia, perché era carina. Quindi comunque, iniziamo? Tu puoi partire in realtà tra qualche minuto, cioè tra tipo, conta 30 aspetta. Secondi, giusto un attimino di vantaggio. 9, tanto poi io me ne vado con la spectator. 30. E non so, non è 30, vabbè, tanto me ne vado con la spectator. Fai quello che te pare. Dicevo, non mi ricordo cosa dicevo, che non ho un modo per uccidere il drago, quindi non ho poteri particolari da lanciare cose al drago. Che vuoi? Ogni volta tu citti. Ma perché citto? Scusa, tu ti puoi tippare dove sono io? Spectator! Ah sì, dai, uccidimi. Sono allo start, così finiamo subito la speedrun, dai. Ma eri qua in questa casa. Eccoti qua, Nico, ciao! Uccidimi. Ma invece no. Dove allora, andiamocene subito a fare le cose importanti. Mannaggia, questa miniera è anacquata. Andiamo in questa miniera qua, che mi sembra non male, non male. Ecco, non male direi che è la cosa giusta, anche se è pieno di mob. Damnation, questa non è la miglior cosa. E ovviamente, essendo un'ombra, viviamo nel buio. Ho bisogno di ferro, possibilmente, visto che lui si è preso il mio Iron Golem. Quindi, ma tu da sopra. Ma è illuminato. Potrei essere io. Tu da sopra puoi vedere anche dove sono, perché basta che segui l'ombra. È tutto buio, in effetti. Ho capito. Allora capisci dove sono io, molto semplice. Sto arrivando, Nico. Il cacciatore di fantasmi arriva. Io ho il ferro, sono già praticamente full armatura, ti dico. Proprio. Come full armatura? Molto tranquillo. In più devi essere più più veloce, perché io tra poco posso riusare di nuovo la spectator per scappare. Sono già quasi passati due minuti. Ma mi sembra allora, troppo così. Allora, mi servirebbe dell'altro ferro, perché sai, in queste occasioni un'armatura male male non è, anzi, potrebbe. C'è dell'acqua qua, me lo spieghi perché c'è dell'acqua? Ma stavo per morire da solo. Io vedo un nome dell'ombra, tipo, vedo un'ombra qua vicino a me. Sono l'ombra più bella di Minecraft, sì, lo so. E un creeper mi stava per uccidere, così tu non dovevi fare nulla praticamente. Però tranquillo, perché sono forte e addestrato e l'ho evitato. Allora, sei anche addestrato? Sì, 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 c'è l'addestramento per ombre. Cosa posso farmi? Tipo dei gambali? No, neanche, mi faccio un caschetto. Qualcuno sta negando vicino a me per caso? Io no, non sto negando. Non vedo dove tu. Vabbè, un cacciatore non ha avuto un addestramento. Okay. Sì, ma i cacciatori non sono allenati come noi ombre, purtroppo. Nico, ma tu lo sai che io sto arrivando da te, lo sai? Nel frattempo che tu arrivi ho già l'ombra per scappare, non è un problema che mi riguarda, non so come dirtelo. E ora, visto che percepisco puzza di cacca, penso che ci sia loco vicino, quindi ce ne andiamo. E ovviamente te ne vai. Sì, no, basta, ci ho trovato già abbastanza tempo per raggiungermi. Vediamo dove sei, occhio del fantasma. Lasciami. Allora, tu sei qua davanti a pozzo di lava, coordinate 800-1100. Eccoci qua. L'occhio del fantasma è un potere davvero OP. Probabilmente l'avete visto dalla sua visuale. Mi può osservare dall'alto e spiarmi, copiarmi le coordinate. Tutto. Puoi anche aiutarmi se vuoi, tipo aiuta a trovare. Io ti devo aiutare. No, beh, se vuoi dirmi tipo guarda vicino a te c'è un diamante, puoi dirmelo per esempio. Non sei obbligato. Però quello mai. Che sei obbligato. Io odio le ombre. No, no, quello che sei obbligato. Hanno è... ucciso la mia famiglia. Non mi risulta questa cosa e mi sembra un po' eccessiva. Però quello che devi fare è uccidermi. Diamo un po' di vigore a questo, una storia. Hai ragione, ma che. Ma perché devono ucciderti la famiglia? Cioè, non è una grande storia, è un po' drammatica. No, io sono un cacciatore di ombre perché le ombre. Ciao, ombra! Va bene. Come stai? Ah, io la spada ovviamente non posso usarla su di te perché altrimenti non sarebbe utile il tuo potere. Sei un polipo, tipo? No, è il richiamo. C'è uno spawner qua, bello spawner, vero, Nico? Prenditelo, faccio quello che ti pare. Abbiamo questo block. Eccoci qua, molto bene, l'ho barricato. Dove ho perso Nico, aiuto. Eccolo lì, mio amico Nico, aspettiamo che accenda il portale e poi venga anche a trovarti. È già dai. Acceso il portale, puoi venire. Allora vengo, sto arrivando subito io, dove sei? Vieni, io intanto ho un'armatura in diamante, in ferro, tu? Io no. Questa cosa non era preparata,
questa cosa, cosa giuro su cosa, quello che volete che non era preparato. Che cosa? Ma è non è fisicamente possibile, dico. Oh, mi vuoi morto te? Questa cosa comunque penso entri nei top 10. Sì, proprio wow. Davvero wow. Tanto perché gli scheletri non sono l'unico problema di questo. Questo è un po' un... cos'è un mezzo cheat, un mezzo bug nel sistema. Cheat, no. Non è che se stai per morire puoi fare così, Come no? Che abbiamo già una blade rod. Molto bene. Dove che... Ma quanti ne sono spunati? Qua è pieno. Non lo so, infatti è molto strano tutto ciò. Voilà. C'è troppa gente. Ne ho già 4. E con questo andiamo alla bellezza di 6. Molto bene. Ma io non ho neanche nessuno che mi disturba. Per il chilling. Guarda, muoio più pure sto blaze. Ma sì. Facciamo così. Lascia fare a me te. E voilà. A posto. Ucciso. Abbiamo 8 blaze. Via, ma me ne vado. Quanta gente c'è? Come? Ne hai già 8? Com'è possibile? Sì, no, ne ho 8. C'è anche quello scheletro che mi inseguono. No, anche lui è amico delle ombre. Cioè, a me non mi colpi. Non è vero, mi colpirà lo stesso. Vabbè, spectator, e vediamo se c'è un bastione nelle vicinanze. Ho solo 10 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai perso. No, bastione. No, bastione. No, bastion. No, bastione. Oh sì, invece, ok, però lontano. Devo aspettare di nuovo la spectator, mi sa. Allora, si è ricaricato il mio fantasmino. Lo userò proprio ora per entrare in bastione. Dimmi che è un bel bastione che so lootare. Questo lo so proprio lootare. Il problema è che è pieno di bruti. Quelli non li so affrontare. Beh, Nico, se tu morissi da un bruto, sinceramente. Però io posso rendere i bruti inutili. Come? Oh, non può colpirmi questo bruto. È vero, la sua forza non è come la mia. Gli rubo l'anima e gli privo la forza. Che peccato. Tu sei un pazzo. È un peccato, sì. Guarda cosa ho fatto io intanto. Corri with diamonds, guarda che l'ho fatto anche io. Io comunque l'oro ce l'ho. Ne ho ben 19 pezzi. Me ne posso andare. E me ne vado proprio, te lo dico proprio. Vabbè, ma sei il bastione a prendere l'ender per no? In teoria sì, devo aspettare che i bro me li diano. Però non vedo piglin. Ma tu cosa fai? Ti fai un altro portale? Non ho ossidiana purtroppo. A meno che me la droppi. Potrebbero dartela. Se la droppano, sì. Se la droppano, bisogna farlo. Okay, se smetti di sempre dove sei. Beh, quello è vero. Se mi spari un'altra freccia, domani. Va bene, domani non ti svegli. Ti ammazzo, no, te lo dico io. Povero scheletro. Non è uno scheletro, è un. Povero un bruto. Pigin. No, povero un bruto. È un. Come si chiama? È quello col casco dorato che vuole l'oro e mangia tutto. Proprio lui, sì. Lui. Vediamo dove si cela il mio amico Ombra. Ma guarda, sono dove voglio. Ciao, non so se mi stai stendo. Mi stai vedendo? Ciao. 70 meno 1080. Sì, ma perfetto. Questa cosa delle coordinate, io. 60 meno 1080. Sei un po' lontano. Non è vero, non sono lontano. Sono arrivato con 2 spectator e basta. Vuol dire che è molto raggiungibile. Metto insieme questa. Guarda, ho preso la linea giusta all'inizio per farmi tutto ciò che mi serve e un arco. One eternity later. Allora facciamo così e abbiamo 6 bellissimi enderai, Nico. E se cosa fai davvero già? Mi butto nella lava. Io qua ho un problema, ci sono i piglin che. Io mi sto bruciando nella lava. Sto per morire, Nico. Lasciami stare che sto litigando con i bruti. Allora, io ho un problema. Ho 10 enderpearl. Ho 10 enderpearl, però ho l'ossidiana per tornare a casa. Però ho ucciso tutti i piglin perché ero arrabbiato. Se vuoi, io ti do le mie enderpearl. Ci incontriamo al portale, ti do le mie. Non voglio nulla da te. Mi vado a cercare un biama blu. E va così bene. Poi me ne posso uscire con il portale. Va bene. Biama blu. Ok. Tanto ti avrei ucciso. Appena ti vedo, ti uccido io. Lo so. Infatti, il motivo per il quale non voglio incontrarti. Ti prego, dammi quello che mi serve. Dammi le mie enderpearls. Me ne mancano. Boh, 3 basta. 3? 15. Sì, dai, 15 ce le facciamo bastare. Ma io sinceramente sono abbastanza avanti, dai. Stai bene con infatti te stesso? Infatti si può lanciare uno. È tornato indietro, l'ho superato. Eccoci. Allora, quindi io di qua dovrei essere al sicuro. Continuo a seminare l'ombra dietro di me perché giustamente è giusto incutere timore ai nostri avversari e mob che abitano questo mondo. In questo caso sono io che faccio la parte del cattivo in questo video, devo essere sincero. Sei molto cattivo, Nico. E devo lanciare un occhio verso montagna. Bene. Andiamo verso di qua. Bene, ora mi serve ufficialmente una nave che non posso fare perché non ho legna. Scendiamo, continua a scendere. Per caso era sotto un oceano? La. No. No. Come, Ispai? No, Ispai, no. Io sono in mezzo a un mare ma non ho una barca. Sto aspettando che un delfino venga ad accogliermi e a gioire insieme a me della vita. Ma non sta arrivando. Da che parte ti dirigi? Sempre di qua. Meno male che è finito l'oceano almeno.
Guarda che, che striscia di distruzione di devasto. Per caso eri in una foresta? No, non mi sembra, almeno non penso di essere una foresta. Tu pensi di essere una foresta, Nico? Tu io sei una foresta o sei dentro una foresta? Io sono dentro una foresta, però al momento ho un problema. È che tu non lasci l'ombra, quindi non so dove tu sia. Però questo tuo no mi fa capire che sei in queste zone. Mi auguro che tu abbia lasciato un buco. Adesso ti guardo, vediamo dove sei. È vero che tu puoi fare anche questa cosa. Ma io ho la spectator. Ah, è vero in effetti. Però c'hai ragione. Però bella subito fai, che cavolo. Ma c'è un problema. E io ho un relativamente grave problema. Quale? Dimmi tutto. È molto grave in realtà, e non è relativamente. È molto grave nel senso che... Perché tu hai la fire resistance? Dai, ma mi hai illuminato proprio ora. Ma dai, non ci posso credere. Il mio problema grave purtroppo è che non ho più la spectator perché l'ho usata per trovare il portale. Quindi di conseguenza è una cosa un po' scomoda, devo essere onesto. Ehi, ciao Nico, come stai? Tutto guarda bene? Guarda che anche tu puoi illuminarti, non è una cosa che so fare soltanto. Prendimi. Ah, sei luminoso. Prendimi. Ti ho preso di Prendimi. Nuovo. Eccoci qua. Prendimi. Eccoci. Prendimi. Eccoci. Ma perché hai la clicchetta tutta, scusa? No, è inutile. No. Va bene, ciao. Tranquillo che sto arrivando, Nico. Ora è un problema. Arriverò anch'io. Ora è un bel problema. Un bel e grave problema, anzi, oserei dire. Allora, facciamo così. Questi mi servono assolutamente per difendermi in qualche modo. E non me l'ha droppata, molto bene. Dammelo tu almeno. Dai, ti prego. Ok, bene. Con questo ci difendiamo. Tre sono un po' pochino, me ne prendo un altro po'. Cos'è che stai prendendo, scusa? Sono curioso. Difesa personale. Ah, difesa da chi? I mostri. Vabbè, dai. Per il momento... abbastanza tranquilla la situazione, finché lui non arriva a toccarmi. Un pilar decente, no? E no, perché poi ti avrei avvantaggiato anche a te. Anche la, questo? La la la. Un po' più in giù. La 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 la. Le ombre non sono molto brave con l'arco, Non c'è stato un... ma sei molto luminoso adesso, vedo. Nico! Sta ammazzando il drago. Sta cacciando. Molto divertente come stia. Ammazzando il drago. No, mannaggia te. La torre più alta qual è? Mannaggia te. Anzi, aspetta, io posso fare così in realtà. Ok, appena finisce il timer, dovrei avere levitation, slow falling per un po'. 9 secondi. Dove sei, scusa? Quindi faccio così. Poi faccio così. Ma stai volando, guardati. Ok, anche quello l'abbiamo preso. Ora rimane solo il drago. Nico. Io non so affrontare questi momenti di tensione. Non fanno per me. Tranquillo, ho letto. Attaccato al portale io. Ho usato gli unici letti che avevo contro di te. Chi mi sta picchiando? Ma che vuole questo? No, vabbè, sono morto per un Enderman. Non è possibile. Ma che troll. Hai ancora un letto in mano. Basta! Senti, i miei poteri da fantasma sono da usare in qualche modo, eh. Lo so. Mi piazzo qua sopra. E voilà. Dai, scendi. Così. E appena il bro si muove. No, è però sceso. Non ora. No, ora. Io sto litigando con un Enderman. Ok. Buoni danni. Buoni danni. E dai, lasciami stare. Mollami. No, mi devo uccidere. Usa ancora tu poteri di dire spectator forza. Non ce l'ho il cooldown. Basta scappare, ormai per te è finita. Ah, se ti uccidi l'Enderman giuro che mi arrabbio. Piacenemi un altro mezzo cuore. Non più usare l'Ender Pearl. Meno male che so fare i calcoli. Ma ti ho tuniti io. Ok, il bro è sceso. Diamogli un po' di spadate. Guarda, è la speedrun. Sono morto dal drago. Io non ci credo. Basta scappare, Nico. Ma no, io non ci credo, io non ci posso credere, no, questa cosa non l'accetto, io non l'accetto sta cosa, dai. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, purtroppo è andata così, a quanto pare le ombre non hanno abbastanza poteri per uccidere le Ender Dragon, e neanche per sopravvivere degli Enderman. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.